amici. Prima di procedere alla lettura dei nomi dei candidati, vi voglio informare che stiamo distribuendo un opuscolo sottoscritto dal revisore dei conti e presentato alla Corte dei Conti, riguardante tutto ciò che è stato fatto negli ultimi 5 anni nella lista dell'Aquila. L'opuscolo è esattamente la relazione di fine mandato del sindaco, divenuta obbligatoria da qualche anno, in seguito alle nuove disposizioni legislative. Passiamo ora alla lettura dei candidati alle elezioni del 25 maggio 2014. Capolista e candidato a sindaco, Francesco Antonio Bruno. Poi mi avvicino a forza. Candidati e componenti del Consiglio Comunale, Rende Gaetano. Verticaro Giuseppe. Schella Giuseppe. Guerrieri Francesco. Piragino Lindo. Bartucci Dario. Berta Sara. Spinelli Maria. Rosa Mauro. Guaraglia Luana Giovanna. Siamo sicuri che alla luce dei risultati raggiunti e della serietà e onestà con cui è stata condotta l'attività amministrativa, la popolazione motofollonese, giorno 25 maggio 2014, sceglierà la lista numero 1, la lista dell'Aquila, contrassegnando con una croce il simbolo dell'Aquila. Forza Aquila! Passo la parola al capolista Francesco Antonio Bruno. Grazie. Carissimi concittadini, buonasera. Faccio gli auguri oggi, che è la festa della mamma, faccio gli auguri a tutte le mamme presenti in piazza, a tutte le mamme di Montafollone e a tutte le mamme del mondo. Vi chiedo comprensione per l'inevitabile emozione che probabilmente non riuscirò a nascondere. Innanzitutto ringrazio la popolazione motofollonese per avermi concesso di svolgere la funzione di sindaco per 2 legislature consecutive, per aver riposto in me, nei componenti della lista dell'Aquila, quella fiducia e considerazione personale necessaria per il conseguimento delle vittorie elettorali. Fiducia e considerazione che in questi anni di amministrazione spero di aver ricambiato in modo adeguato. Dopo 5 anni rimettiamo il mandato amministrativo nuovamente alla volontà del popolo. I cittadini di Montafollone dovranno ora esprimere un'altra volta il loro giudizio determinante. Adesso siete chiamati ad esprimervi sul nostro operato, su quanto abbiamo realizzato, su come siamo riusciti a mettere in pratica quanto era stato promesso, su come abbiamo condotto l'attività amministrativa. Sono stati 5 anni difficili per tutti, lo Stato italiano, le amministrazioni regionali, provinciali, comunali. I cittadini e le famiglie stanno attraversando con grandi sacrifici uno dei periodi peggiori della nostra storia repubblicana. La crisi economica ha sommerso l'Unione Europea. In particolare ne risentono maggiormente i paesi dell'area mediterranea, di cui ne fa parte l'Italia. Abbiamo assistito alla chiusura di migliaia di attività imprenditoriali e alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro nel nord Italia e anche nel martoriato sud, dove le famiglie già stentavano ad andare avanti. Una situazione
di crisi economica e finanziaria associata al raggiungimento degli obiettivi di risanamento del bilancio dello Stato italiano, imposti dall'appartenenza all'Unione Europea in seguito all'introduzione dell'euro come moneta unica. Tutto ciò ha determinato il taglio dei trasferimenti dello Stato ai comuni attraverso una serie di provvedimenti divenuti ormai tristemente famosi: il decreto Monti, la spending review, il rispetto del patto di stabilità. I comuni, o quasi tutti i comuni, per assicurare i servizi essenziali ai cittadini hanno dovuto procedere all'aumento delle tasse. Questo è lo scenario in cui ci siamo trovati ad operare. Ma noi abbiamo lavorato duramente affinché il nostro piccolo paese risentisse in misura minima di quanto stava accadendo in Italia, in Europa e nel mondo. Fin dal momento in cui noi ci siamo insediati, abbiamo lottato per ridurre gli sprechi al fine di non incrementare le tasse. Abbiamo fatto di tutto per non appesantire la già debole e precaria situazione finanziaria delle famiglie montafollonesi. Per tutte e due le legislature, le nostre imposte e le tasse del nostro comune sono state mantenute a livelli minimi. Sono rimaste pressoché invariate rispetto a quanto applicato dalla precedente amministrazione, nonostante l'incremento esponenziale dei prezzi delle materie prime, delle merci, dei servizi, di tutto in poche parole. Questo però senza intaccare la qualità dei servizi offerti, che in molti casi sono stati notevolmente migliorati: il servizio mensa, i servizi per le scuole, i servizi per anziani e disabili, il servizio idrico, il servizio per la raccolta dei rifiuti. L'addizionale comunale non ha subito nel corso degli anni alcun incremento rispetto all'aliquota stabilita dalla precedente amministrazione. La tariffa idrica è rimasta invariata. Il ticket mensa delle scuole ha subito solo minimi incrementi, rimanendo comunque il servizio più economico e qualitativo della nostra zona. L'IMU è stata sempre applicata al minimo di legge. La tassa sulla spazzatura nel corso degli anni è stata incrementata soltanto di pochi centesimi, quelli imposti dalla legge per assicurare la copertura minima dei servizi. La nostra tariffa è rimasta la più bassa del circondario e tra le più basse della nostra regione. Inoltre, il nostro servizio di raccolta offerto alla popolazione di Montafollone è stato uno dei migliori della nostra zona, nonostante il periodo di blocco dei conferimenti di scarica in seguito all'emergenza dei rifiuti. Mesi di chiusura delle discariche, noi li abbiamo percepiti solo in misura minima o per nulla. Ha avuto importanza determinante l'avvio della raccolta differenziata, vetro, plastica ed ingombranti, quest'ultima effettuata presso il campo sportivo. Il nostro paese adesso è più pulito e viene rispettato nello stesso tempo l'ambiente, con il riciclo del materiale che potrà essere depurato, lavorato è rimesso sul mercato come prodotto. I mezzi finanziari necessari per sopperire all'incremento dei prezzi e alla riduzione sistematica dei trasferimenti statali sono stati conseguiti
attraverso la riduzione degli sprechi, mediante l'utilizzo razionale delle risorse a nostra disposizione e soprattutto attraverso la lotta all'evasione. Tanto è stato fatto nella lotta all'evasione. Il nostro motto è stato ed è ancora tuttora: pagare tutti per pagare meno. Sul fronte della lotta agli sprechi è emblematico il caso dei costi sostenuti dal Comune per assicurare il servizio idrico, cioè la somministrazione dell'acqua potabile alla popolazione. Quando ci siamo insediati 10 anni fa, il Comune sosteneva una spesa per il servizio che si aggirava intorno a 60.000 euro a causa delle ingenti perdite presenti sulla nostra condotta principale. Oggi, nonostante l'aumento della tariffa che pratica la Sorical, la società di gestione, il Comune di Montafollone corrisponde in media soltanto 35.000 euro annui, circa la metà di quanto il nostro Comune pagava in passato. E questo è dovuto a una razionalizzazione nell'organizzazione dei servizi, ormai necessaria ed improrogabile, che ha consentito di assicurarci in bilancio una importante riduzione delle spese, soprattutto dal lato degli sprechi, e di gestire l'ente con oculatezza e serietà. La lista dell'Aquila ha governato il nostro paese sulla base di un'idea totalmente diversa rispetto a come costruire il futuro. Il nostro gruppo ha dimostrato di saper lavorare sulla base del confronto costante, che ha portato a conclusioni, decisioni che sono state accettate da tutti perché ritenute giuste. Non per questo pretendiamo di affermare che non abbiamo mai commesso errori di valutazione, ci mancherebbe altro, forse ne commettiamo più di tutti gli altri, ma in coscienza sappiamo di poter dire che non abbiamo mai agito per perseguire finalità diverse da quelle dell'interesse collettivo. Riteniamo di aver dimostrato la capacità di muoverci nelle situazioni più disparate, più diverse, sapendo ricavarne il migliore risultato possibile. Davanti a me ci siete voi, le persone con cui mi confronto ogni giorno, con cui discuto amichevolmente e fraternamente di tutti i problemi della nostra comunità, da quelli di carattere fiscale a quelli personali. Si parla in confidenza, liberamente, del lavoro, della famiglia, di tutte le problematiche che ognuno di noi deve affrontare in una società che si dimostra sempre più complessa e difficile. Credo di conoscere la nostra realtà, le ansie, i desideri, le qualità dei montafollonesi. Gente pronta e onesta, pronta sempre a sostenere sacrifici e a lavorare. Ogni giorno mi sforzo di ascoltarla per capirne i bisogni e le idee. Il nostro motto è la serietà e l'onestà, non fare la bella faccia e prendere in giro la gente. Il confronto quotidiano che io con voi mi ha permesso di superare le mie personali esitazioni, che non sono mancate, sulla ricandidatura come capolista della lista dell'Aquila, mi ha convinto a ripresentarmi la consapevolezza che in questo particolarissimo momento storico sarebbe stato necessario dare naturale continuità al lavoro svolto in questi anni. Pertanto ho accettato di
candidare nuovamente alla lista dell'Aquila come candidata a sindaco. Il primo periodo della nostra attività amministrativa è stato pieno di insidie e di difficoltà. Il nostro ingresso alla guida del comune di Montalcone non è stato agevole. Abbiamo dovuto affrontare situazioni problematiche sia dal punto di vista finanziario, dell'organizzazione dei servizi, del funzionamento dell'intera macchina comunale. Però alla fine del decennio abbiamo potuto realizzare, grazie alla nostra gestione seria ed oculata, un bilancio solido ed equilibrato ed un avanzo di amministrazione di oltre 100.000 euro. Adesso, finalmente, dopo tanti anni di sacrifici, il nostro comune si trova nelle condizioni di poter ripartire. E pertanto noi vorremmo, è questo che a voi chiediamo, di non sprecare nel nulla tutti i risultati positivi che abbiamo conseguito in questi anni, riconosciuti da tutti i paesi del circondario, nonostante la crisi. È difficile conseguire dei risultati, ma è altrettanto facile perdere tutto in poco tempo, cari concittadini. Volete forse che i sacrifici di un carrucciare sono mangi di un champagnolo? Questo volete? Un champagnolo! Facevi avanti un champagnolo! Essere un gruppo di giovani, in parte professionisti, onesti lavoratori, senza conoscenze nell'ambito delle grandi personalità della politica non ci ha scoraggiati, anzi ci ha dato maggiore spinta per andare avanti, per lavorare in silenzio per il bene di Montafallone, al fine di farlo uscire da quella condizione precaria che oggi devono affrontare gli altri paesi del circondario, pieni di debiti e con le tasse ai massimi livelli. Questa è la situazione. Ci siamo sottratti a questo futuro oscuro che si stava profilando per Montafallone, per i montafallonesi, 5 anni fa. I nostri concittadini hanno capito che si stava correndo il rischio di precipitare nel baratro e dunque hanno deciso di rieleggere i candidati della lista dell'Aquila. Noi abbiamo interpretato nel migliore dei modi il nostro mandato. Abbiamo deciso di seguire una condotta non priva di sacrifici che ci ha consentito di mantenere le tasse a un livello bassissimo, almeno la metà del livello degli altri paesi, facendo diventare finalmente e per la prima volta Montafallone un paese virtuoso. Per la prima volta. Solo per fare qualche esempio, il canone dell'acqua, il servizio della raccolta e smaltimento rifiuti, la mensa scolastica. Particolarmente rilevante poi il capitolo delle opere pubbliche che già abbiamo affrontato all'inizio del nostro mandato. In particolare abbiamo ridotto ai casi effettivi di particolare pericolo, di emergenza, di urgenza e necessità la pratica del pronto intervento. I lavori sono stati assegnati procedendo all'indizione dell'appalto o della trattativa privata. Nella fornitura di servizi, nell'acquisto delle derrate alimentari per la mensa, abbiamo sempre cercato di privilegiare tutti gli imprenditori locali, invitando tutte le ditte presenti sul nostro territorio, anche quelle ditte con titolarità di persone adesso candidate nella compagine avversaria. Abbiamo fatto di tutto per evitare che il nostro piccolo paese avesse una gestione improvvisata, clientelare e sconsiderata. Abbiamo cercato
il modo affinché tutti i dipendenti comunali, compresi gli LSU e gli LPU, facessero il loro dovere. E questo è stato un obiettivo pienamente raggiunto e riconosciuto da tutti i cittadini della Valle dell'Esa. Abbiamo sempre assicurato i servizi alla popolazione montafallonese, anche se fatte sempre le dovute eccezioni. Abbiamo dovuto affrontare violente discussioni verbali con persone non abituate a lavorare, ma pienamente favorevoli a ricevere la mensilità rimanendo a casa o nei bar. Non è giusto questo per chi si alza la mattina e va a raccogliere le pesche alle 4, alle 3 di notte. Non è giusto che ci sia gente che prende 1000 euro al mese senza, cercando di nascondersi, girando intorno alla chiesa. Non è giusto per chi lavora. Questo con noi non è accaduto, non poteva accadere, perché ognuno deve fare il proprio dovere, perché è pagato per fare questo. La nostra lotta giornaliera in tutti questi anni è stata quella di far lavorare coloro che speravano di rimanere tutto il giorno allo ziare ed essere mantenuti sulle spalle della collettività. La collettività siamo noi che paghiamo le tasse. Ci siamo sempre impegnati, rimboccandoci le maniche, per assicurare i servizi che erano dovuti alla popolazione montafallonese. Per quanto concerne il servizio amministrativo, si è reso necessario per esigenze di contenimento della spesa, per far fronte al taglio dei trasferimenti dello Stato, riorganizzare l'attività mediante l'avvio della gestione associata del nostro ufficio di ragioneria con il comune di Sant'Agata d'Esaro. Per quanto riguarda l'ufficio di polizia municipale, a seguito del pensionamento per il raggiungimento dei limiti di età dell'unico vigile a disposizione dell'ente, si è potuto avviare un concorso pubblico per la selezione di 2 dipendenti part-time al 50%. Attualmente, dopo un periodo di blocco a seguito delle nuove disposizioni legislative, abbiamo finalmente ottenuto il via libera per procedere al completamento. Ma badate, il concorso non lo possono fare tutti i paesi, lo possono fare solo quei paesi che hanno i conti a posto, che rispettano la legge, che hanno determinati requisiti. Quindi il concorso non è una cosa semplice, è stato fatto perché il nostro paese è a posto con i conti. È stato riorganizzato, localizzandolo presso i locali della scuola media e l'archivio comunale, regolato e ordinato sulla base della recente normativa. Nel prosieguo, nuove disposizioni legislative hanno imposto ai piccoli comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti l'obbligo del ricorso alla gestione associata di buona parte delle funzioni di loro competenza, attraverso l'unione o la convenzione. È stata approvata in consiglio comunale la gestione associata dei servizi fondamentali con i comuni limitrofi di San Sosti, San Donato e Sant'Agata d'Esero. È in questa direzione che è stata attivata l'istituzione del servizio di vigilanza in collaborazione con tutti gli altri enti della nostra zona. Per quanto concerne
I lavori pubblici ne abbiamo realizzati tantissimi, a differenza di quello che dice qualcuno, le solite bugie, cercando di far fronte a tutte le necessità del nostro territorio. Tanti altri lavori sono in corso di realizzazione e sono stati appaltati. Ma le opere più importanti per il nostro Paese sono rappresentate dalla metanizzazione e dal piano strutturale comunale. Quest'ultimo rappresenta il nostro fiore all'occhiello. Siamo l'unico comune nella nostra area che è dotato di piano strutturale comunale. Per quanto concerne l'urbanistica, infatti, il paese verteva in una situazione di stallo assoluto. Tutta l'attività edilizia era bloccata ormai da tanti anni a causa di un piano di fabbricazione vecchio e scaduto da decenni. Le arterie stradali di collegamento con l'autostrada, con il santuario del Pettoluto, oggetto di passaggio di turisti e lavoratori, sono state sempre e completamente ignorate. Anche in questo caso abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e trovare il modo per avere quella disponibilità monetaria per poter realizzare finalmente il piano strutturale comunale. Per la prima volta nella storia di Mottafollone, la lista dell'Aquila ha proceduto alla formazione di un nuovo strumento urbanistico all'avanguardia e pienamente in sintonia con le nuove esigenze della popolazione, destinando per lo scopo notevoli risorse interne del bilancio comunale derivanti dalla vendita del bosco Falconara Valle Castagna. La realizzazione del piano strutturale è stata compiuta attraverso il coinvolgimento dei tecnici locali, degli imprenditori, di tutta la popolazione, accogliendo le indicazioni della nuova legge fortemente innovativa ed in sintonia con la cultura urbanistica più avanzata. L'urbanistica può favorire la ripresa economica e civile, organizzando quelle condizioni ambientali più adatte, migliorando la qualità della vita e le relazioni urbane. Così il Consiglio Comunale del Comune di Mottafollone, nella seduta del 17/9/2011, ha approvato il piano strutturale comunale che ha sostituito il vecchio piano di fabbricazione. Con l'approvazione del piano, effettuata in tempi brevi, se si considera che tanti comuni lo hanno avviato ma non riescono a concludere, si completa finalmente la riforma del nostro territorio. Il nostro comune, come dicevo prima, è l'unico della nostra zona e fra i pochi della Calabria ad essere dotato di questo strumento strategico fondamentale per la programmazione ordinata, consapevole, condivisa del nostro territorio. Il piano strutturale è un traguardo di importanza fondamentale per il nostro Paese, che apre una nuova stagione e una nuova pagina di buon governo per una comunità altrimenti destinata all'immobilismo. Queste sono le motivazioni che hanno spinto la nostra lista, la lista dell'Aquila, a destinare alla redazione del piano una parte delle risorse a sua disposizione. Certamente, come è stato fatto tante volte, si sarebbe potuta realizzare qualche stradella in più, captando la benevolenza di qualche famiglia mottafollonese, ma noi